Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo. Vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, purché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati fuori tutti, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Siamo lodati Gesù e Maria. Il male, le malattie e la morte non vengono da Dio, ma da ben altro. Ecco, questo slogan è un po' la sintesi del messaggio di questa bellissima liturgia della 13ª domenica del tempo ordinario. Anzi, potremmo anche aggiungere che non solo male, malattie e morte non vengono da Dio, ma in Cristo, che è il Verbo di Dio incarnato, Dio è venuto a prendere su di sé ogni male e con tutte le relative conseguenze per distruggerle e restituire agli uomini, che purtroppo spesso sono indifferenti e ingrati, ogni grazia e ogni bene, non esclusa addirittura la vittoria sulla morte. Approfondiamo brevemente questi temi scorrendo un po' le letture di questa domenica. La prima lettura, ecco, chi ha il foglietto gli dia un'occhiata, perché quella pagina del Libro della Sapienza è un piccolo capolavoro di teologia della creazione. Nella prima parte cosa si afferma?
che tutto ciò che è bello, tutto ciò che è buono, tutto ciò che noi ammiriamo viene da Dio, è da Lui creato, perché è vita Dio, è bellezza, è salvezza, è giustizia. All'inizio del brano c'è proprio un'affermazione perentoria: Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Eppure noi sappiamo che la morte c'è. Nessuno di noi può pensare o negare che la morte ci sia. Da dove viene la morte? Quanta gente dice: se Dio esiste, come mai che esiste la morte? Io non l'ho mai visto, quindi quando muoio è finito tutto e vado sotto un metro di terra. Avete mai sentito dire qualcuno una cosa del genere? Io tante volte. Viene da Dio la morte? Assolutamente no. E se non viene da Dio, da dove viene la morte e la rovina del genere umano? Se rileggete il foglietto, stavolta l'ultima parte, la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Attenzione, parentesi. Voi ci credete che il diavolo esiste? Un punto interrogativo. Perché Libro della Sapienza afferma che la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo? Perché San Paolo, nelle sue lettere, avrebbe poi scritto come ha fatto a farla entrare. C'è una inoculazione, c'è un pungiglione. San Paolo nelle sue lettere scrive: il pungiglione della morte è il peccato. Come ha fatto il diavolo a far entrare la morte nel genere umano? Inducendo i nostri progenitori e purtroppo tutti noi con loro al peccato. Attenzione, prima domanda: avete visto Gesù nel Vangelo come dice abbi fede, la fede dell'emoroissa, dice basta che tocco il mantello e sarò guarito. Il sinagogo, la figlia era morta, dice non disturbare più al maestro, dice fermati, abbi fede, io sono capace anche di farla risorgere dalla morte, così come è stata. Fermi tutti. Noi ci crediamo a questa cosa perché, capite, quello che abbiamo proclamato non è parola della bravissima Clementina che ha letto, non ha detto parola di Clementina, ha detto parola di Dio. È Dio che parla e che rivela queste cose che chiaramente sono al di sopra della nostra portata. Sono cose che superano la nostra capacità di comprensione. Noi ci crediamo che attraverso il peccato è entrata la morte nel mondo, punto interrogativo. Attenzione, dice, coloro che fanno esperienza della morte, tenete sempre presente il foglietto, attenzione, la morte non solo la morte fisica, ma la morte esistenziale, la morte del cuore, la morte dell'essere. E chi è che vive in questo stato di morte esistenziale? Chi avverte una vita vuota, senza senso, senza gioia, disperata, sfiduciata, impaurita, angosciata? Dice il testo, fanno esperienza della morte quelli che sono porzioni di Lui. Attenzione, attenzione che il testo greco, letteralmente, perdonatemi questa cosa, però non è una questione di lana caprina, il testo greco dice letteralmente, sono attanagliati dalla morte coloro che sono porzioni di Lui. Erazos in deuton oites keino merido sontes, per chi conosce il greco. Grande rivelazione. Solo coloro che fanno parte della schiera del nemico, che sono porzioni di Lui, cioè che purtroppo vivono non in grazia di Dio, ma tra virgolette in grazia di Satana, purtroppo, e guardate che basta vivere nel peccato per vivere in grazia di Satana, sono attanagliati dai tentacoli della morte più profonda già a partire da questa vita. Perché chi vive in comunione con Dio non andrà solo in paradiso dopo la morte, ma comincerà a vivere, a gustare la vita, a gustarne la bellezza già da adesso. Sapete, c'è stato il 40° dell'apparizione di Medjugorje, e mi dispiace di doverlo dire dal pulpito, però bisogna dirlo per forza, insomma, no? La Madonna, nel messaggio del 40° ha invitato a pregare, e pregate il Signore che vi custodisca nella pace, nella libertà, eccetera, eccetera. E sapete che ha detto? Perché stiate bene in questa terra. Io ho letto qualche commento, qualcuno si è scandalizzato, dice,
la Madonna vuole che stiamo bene in questa terra. No, no, no. La Madonna vuole che andiamo in paradiso, che gliene importa di questa terra. No, no, non è così. Non è che la vita su questa terra è brutta, è noiosa, è un disastro. E poi speriamo che forse dopo andremo un po' meglio. Chi vive nell'amicizia con Gesù, anche in questo mondo campa bene. Questo non vuol dire che non ci siano sofferenze, prove e tribolazioni, ma come le vive un amico di Dio è diverso da come le vive una persona che non c'ha speranza, che non ha un qualcuno o un qualcosa di grande in cui credere e soprattutto che non percepisce la grandezza e la bellezza dell'amore di Dio nel cuore. Brevemente, il brano evangelico che abbiamo ascoltato presenta una delle tre risurrezioni operate da Gesù. Questa è una domanda un po' difficile. I Vangeli ci riportano tre risurrezioni operate da Gesù nella sua vita pubblica durante 3 anni di predicazione. Una è questa, la figlia del sinagogo. L'altra, se la ricordate, è il figlio della vedova di Nain, figlio unico di madre vedova. E poi quella più famosa, quella che si ricordano quasi tutti, è la più strepitosa, è la risurrezione di Lazzaro dopo 4 giorni che era morto. Ci sono queste tre risurrezioni. Però attenzione, tutti questi che sono stati risuscitati da Gesù in questo modo, secondo voi, poi sono morti o sono diventati immortali? Sono tutti morti poi. Quindi è stato un grande miracolo, perché per carità, che uno è morto, tu lo richiami alla vita terrena, è una grande cosa. Ma noi tra poco diremo nel credo che quello che ci aspettiamo da Gesù è molto più grande. Non semplicemente che ci riporta dalla morte alla vita terrena. Questo sì, è qualcosa. Ma chi risorgerà in Cristo nell'ultimo giorno, diremo nel credo? Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Cristo risuscitato dai morti, dice San Paolo, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di lui. Coloro che risorgeranno in Cristo nell'ultimo giorno saranno con lui vincitori della morte. La morte ha chiuso, non moriranno qualche anno dopo come questi protagonisti dei miracoli evangelici, ma vivranno eternamente beati in corpo ed anima in Dio. Questa è la nostra fede. Anche qui, altra domanda: noi ci crediamo veramente che la nostra vita non è circoscritta e chiusa agli orizzonti di 70, 80, 90, qui a Sermoneta 100, qui a Sermoneta prima di 100 anni non si muore, ok? O quasi, insomma, quindi Dio vi benedica, benissimo, ma sono pochi 100 anni, no? A confronto alla vita eterna che ci vai, passano presto. Io sono arrivato quasi in mezzo del cammino di nostra vita e mi sembra ieri che ero un bambino e che giocavo con i giocattoli e coi soldatini, insomma, pare che non passano mai, ma poi passano presto. A me anche le persone che arrivano a 80, 90 anni mi dicono sempre: com'è passata presto la vita? Non lo so chi di voi si è avvicinato un po', se ha questa percezione. Poco. Ultimo aspetto, la guarigione dell'emorroissa, di questa donna che, su cui San Marco indugia, questa aveva cercato per una vita qualcuno che la guarisse da questo male, aveva speso un sacco di soldi, anzi non solo stava meglio, era andata peggiorando e peggiorando, e questa qui a un certo punto fa un atto di fede: basta che tocco il mantello di Gesù e sarò guarita. Lo tocca e guarisce, tanto è vero che Gesù si ferma, dice: fatemela vedere. Era tutto contento Gesù. Sapete perché era contento? Perché aveva trovato una persona che aveva un po' di fede e che gli aveva potuto fare questo bene senza neanche volerlo fare, perché, attenzione, Gesù non si manca accorge che ha fatto questo miracolo. Questa, toccando il mantello, aveva una fede talmente grande che sembra quasi che ha aspirato da Gesù la potenza di cui in quanto Dio era pieno, ed è stata guarita. E Gesù gira e dice: ma chi è? Fatemela vedere. Chi è? Fino a una che ci crede. D'accordo? Una. Allora, anche qui, qualche altra domanda. Noi ci crediamo che Gesù ha potere sulle malattie del corpo, ma anche sulle ferite profonde dell'anima. Sapete che perdere sangue, no? Si dice anche nel linguaggio comune, tutti quanti noi ci portiamo dietro dalla nostra esistenza tante ferite accumulate, alcune molto profonde, alcune che abbiamo vissuto quando eravamo molto molto piccolini, e che ce le portiamo dietro e che gemono sangue, che ci fanno stare male. Chi ce le guarisce quelle ferite? Oggi sapete che quando qualcuno si sente un pochino depresso, un pochino male, si rivolge generalmente agli esperti in scienze umane, quindi nella psiche o nelle altre cose. Ma verrà mai in mente a qualcuno che forse la soluzione più a portata di mano, e soprattutto che non costa niente, e soprattutto che sicuramente è efficace, è Gesù? Ma se questa donna, toccando il mantello di Gesù, è guarita, noi abbiamo l'Eucaristia,
Adesso tra poco io consacro il corpo e il sangue di Cristo. Chi di voi è in grazia e si è confessato e vuole può fare la comunione. Chi non è in grazia, come sempre, c'è Don Pierpaolo in confessionale che vi rimette subito tutti quanti in sesto nel nome del Signore. Cioè, ma sarà più grande toccare il mantello di Gesù o che Gesù viene dentro di me con la comunione? E se viene dentro di me con la comunione, ma non ci darà almeno le stesse cose che ha dato a questa donna? O forse ce ne dà pure di più, anzi, senz'altro, molto di più. Ecco, capite, questa è la domanda però che ci dobbiamo portare dietro, è: ci credo o non ci credo a tutte queste cose? San Paolo ci ha detto che Gesù si è fatto povero, uomo come noi, poverissimo, per arricchirci delle sue insondabili ricchezze, non vede l'ora di ricolmarci di beni. E si nasconde, allora si nascondeva nell'umanità di un apparentemente comune uomo, e oggi si nasconde nell'umiltà del Santissimo Sacramento dell'altare, dove rimane sempre con noi. Ci crediamo, a noi il compito di crederci, accogliendo la sua offerta divina di ricolmare la nostra vita di grazie, di gioia e di beni, e ricevere appunto questa sovrabbondanza da lui nel fecondo e mistico contatto che possiamo vivere con lui e che si realizza soprattutto nella Santa Eucaristia. Siano lodati Gesù e Maria.